Io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog e Tutorial Italia. Oggi saliremo a bordo del meraviglioso Panavia Tornado, rilasciato qualche giorno fa da X-Trident. Chi sono X-Trident? Sono coloro che hanno fatto il bellissimo AMX un po' di anni fa, hanno rilasciato circa 2 anni fa la B412 e adesso si sono cimentati con il Tornado, produzione insomma che so essere in cantiere da anni e che finalmente dopo circa 2 anni arriva appunto per la nostra piattaforma. Ringrazio quindi Alberto, Filippo e Pierpaolo, che sono i 3 sviluppatori di questo meraviglioso aereo e che mi hanno omaggiato di questo modello, di questo progetto, appunto per fare la recensione per voi. Quindi saliamo a bordo e facciamoci un giretto. Vi dico subito che non lo conosco ancora tanto bene, perché anche la manualistica è un pochino difficilotta per uno che come me è abituato con dei liner, però insomma è veramente interessante, lo vedremo insieme. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale di Xplain Blog e Tutorial Italia e saliamo a bordo. Ed eccoci ragazzi a bordo del Panavia Tornado, bellissimo aereo realizzato dalla X-Trident e disponibile sul .org a circa $38.95, pari a circa 36 euro. Ci troviamo a una quota di 10.000 piedi circa, a una velocità di 452 nodi. Sono partito dalla base di Sigonella, sto facendo un giretto, un volo di perlustrazione. L'aereo risponde molto bene ai comandi, in questo momento comunque mi trovo con il pilota automatico, sono livellato per quanto riguarda la quota e sto usando l'HDG per la direzione, per diciamo pilotare l'aereo. Comunque sono fondamentalmente ancora in configurazione diciamo di pilota automatico. Facciamo un giro all'interno prima di uscire. La cosa che ci colpisce subito è questa meravigliosa cartina che ci fa vedere esattamente dove ci troviamo. Quindi siamo nella zona ovest della Sicilia, stiamo nella zona nord, stiamo puntando verso la direzione ovest della Sicilia. Molto bella questa cartina, è caricabile attraverso il plugin, si può vedere anche Malta, quindi una zona che noi sorvoliamo spesso. L'aereo è a geometria variabile e i comandi della geometria variabile sono questi. In questo momento l'ho messo a circa 45 gradi, vediamo dall'esterno, ed eccoli qua. Geometria variabile serve soprattutto quando ci si trova alle basse velocità, in modo che aumentiamo la portanza quando abbiamo le ali completamente spiegate. Quando invece superiamo la velocità di Mach 1, perché questo aereo supera la velocità di Mach 1, beh, a questo punto abbiamo bisogno di richiudere le ali. Questo è uno zoom sulla cartina, vediamo l'altra parte di strumentazione di bordo, vediamo qui tutta la parte riguardante la strumentazione, luci interne, luci esterne da questa parte, poi abbiamo la possibilità di selezionare gli LS, il TACAN che lo abbiamo qua e poi diciamo così anche altri strumenti che ancora sinceramente devo un po' conoscere. Dall'altra parte abbiamo le manette, la possibilità di accensione e qui altri strumenti che anche qui conosco poco, ma perché questo è il primo giro che faccio ufficialmente, lo faccio con voi. Interessante l'HUD che si vede in soggettiva, molto molto bello, molto veramente molto piacevole da utilizzare. Cosa interessante anche la possibilità di, vediamo se ci riesco subito, no infatti non ci sono riuscito, vediamo, ah, eccoci qua, la possibilità di andare anche nel sedile del navigatore. Abbiamo la possibilità di vedere la mappa, abbiamo la possibilità di vedere il piano di volo, che in questo caso non è stato inserito, ma inserirlo non sarà certamente un problema, lo faremo insieme, spero molto presto. E poi ci saranno anche tutti i controlli degli armamenti, però questi ancora, come vi ho detto, non li conosco. Andiamo a fare un giro all'esterno. Ecco, l'aereo ha veramente una visualizzazione esterna veramente molto molto accurata, la possibilità, vediamo a questo punto, di fare il
carburante in volo, cioè il refueling in volo, e si, diciamo così, si fa attraverso il plugin, plugin che poi vedremo in seguito. Vedete, la realizzazione veramente è ottima, ragazzi. Io adesso la geometria variabile l'ho messa a 45 gradi perché insomma sto volando fondamentalmente molto piano, l'aereo veramente è maneggevole. Ma parliamo subito allora del plugin, andiamo all'interno per avere meno rumore. Il plugin, allora, eccolo qua, possiamo caricare le mappe. Come vedete, io ho caricato la mappa d'Italia, lì poi abbiamo la Liguria, Malta, Sardegna, eccetera eccetera. Torniamo sempre sul plugin, la possibilità di scegliere i vari arsenali di bordo e tante altre cose che anch'io sinceramente devo un po' conoscere. Si possono, ecco, questo è interessante, si può anche definire un pochino quelli che sono i parametri del nostro joystick. Vediamo se riesco a togliere molto bene. Che dire, l'aereo mi piace molto la possibilità quindi di caricare mappe. Lo vorrò vedere in azione, e quindi rimanete sicuramente collegati al canale YouTube di loreairblogspot.com, quindi, scopriremo sempre di più di questo Panavia Tornado. Arrivederci alla prossima, e mi raccomando, mettete un like. Ciao a tutti, ragazzi.